Buon pomeriggio, bentrovati in diretta Me Tomorrow Live con voi fino alle 16 nel nostro ormai nuovo appuntamento del pomeriggio dalle 15.15, anzi 15.14, siamo anche in anticipo quest'oggi, appunto fino alle 16, tre quarti d'ora per parlare con voi della nostra Milano, della Milano del futuro, analizzando ovviamente tutto quello che è successo nell'ultima settimana, ma soprattutto anticipando quello che succederà nella prossima. Arrivano messaggi nel frattempo, anche perché siamo in attesa del nostro ospite, mentre c'è già con noi, con me, ci mancherebbe altro, il direttore editoriale di Me Tomorrow, Piero Maurizio Di Rienzo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e complimenti per l'eleganza. Per la trasmissione. No, per l'eleganza. Sì, no, siamo qui con questo, insomma, devo dire, questa mise un po' cresimanda, oserei dire, però insomma ci vuole ogni tanto darsi un tono, non so se sei d'accordo. Perché i sacramenti sono sempre importanti. Bene, mi fa piacere assolutamente dirlo. 02 39 35 22 14, tra poco le vostre telefonate. Noi anticipiamo intanto la pubblicità, così nel frattempo è arrivato il nostro ospite, lo facciamo accomodare, tra poco le vostre domande anche al presidente del Municipio 7, esponente di Forza Italia, Marco Bestetti, tra poco. E lo vedete qui il nostro ospite Marco Bestetti, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Allora, noi partiamo intanto da quello che trovate oggi su Me Tomorrow, perché direi che è un tema molto importante, sempre molto valido. Abbiamo intitolato, devo dire con un francesismo anche no, Tang Dur, quindi insomma capirete molto bene il senso di questo titolo, ora insomma ve lo spiegheremo. Cosa vuol dire Tang Dur, Bestetti, per quei pochi che non lo sapessero? Tenere duro, teniamo duro. Ecco, teniamo duro, insomma teniamo duro, perché facciamo un'ampia panoramica, cominciato il mese di ottobre, sul tema del lavoro, che insomma è un tema sempre, devo dire, molto caro naturalmente alla nostra città, ma non solo, ricco di alti e bassi, perché insomma siamo partiti parlando di quello che è il trend e che è stato il trend soprattutto negli ultimi 10 anni a Milano, dove ci sono circa 90.000 occupati in più. Per contro c'è un caso che lambisce Milano, perché siamo già nella Brianza con il caso della Candy di Brughedio, che sta tenendo banco con il passaggio alla nuova proprietà cinese. Proviamo, Piero, a spiegare un pochino ciò di cui parliamo e diamo un tema insomma di allaccio ai nostri amici che possono già chiamarci, vi ricordo, lo 02 39 35 22 14. Siamo andati appunto ad analizzare quello che è l'andamento appunto del mercato del lavoro, perché ottobre, di solito settembre, ottobre sono due mesi molto importanti e caldi per quello che riguarda proprio le possibilità di nuove assunzioni, la creazione di nuovi posti di lavoro. Perché? Perché le imprese semplicemente dopo la pausa estiva tracciano i bilanci, vanno verso il fine anno, ma soprattutto è tempo di mettere giù, diciamo, quelli che sono i piani per l'anno a venire, quindi è il periodo, diciamo, più intenso, più propizio anche per occupazioni non soltanto evidentemente stagionali, penso magari alla contingenza poi del Natale o delle festività, quanto proprio magari delle posizioni più di medio-lungo termine. Abbiamo fatto una panoramica dove ovviamente emergono quelli che sono sempre più i requisiti, sembrerà banale, ma la maggior parte delle imprese ormai guarda come requisiti trasversali a seconda dei settori, dove il turistico è quello che la fa più da padrone in questo momento a Milano. Ovviamente una solida preparazione e di formazione, meglio se universitaria, e indubbiamente la conoscenza di almeno una lingua straniera è ormai una dimestichezza molto ampia con quello che riguarda le conoscenze informatiche. Detto ciò, ci siamo occupati anche di quello che hai detto giustamente te, di un caso che è emerso in maniera ufficiale la scorsa settimana, cioè quello della Candy di Brughedio, che è stata venduta a un colosso, una cordata cinese, per cui evidentemente si stanno innescando nuove dinamiche di stato di agitazione all'interno dell'azienda, perché ovviamente non sono stati annunciati ancora licenziamenti o ristrutturazioni particolari, ma è pur sempre un motivo quantomeno di tensione all'interno di un'azienda storica. Addirittura abbiamo ricordato che nel 1946 fu esposto il primo modello, ad esempio, di lavatrice in fiera a Milano, proprio da parte della Candy, che è un'azienda storica del nostro territorio e che evidentemente vive un momento quantomeno di incertezza in questa fase, da pochi giorni, ecco, perché ci sarà poi una convocazione al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico e si apriranno evidentemente delle trattative con quelli che saranno le nuovi piani strategici della proprietà. Ecco, Bestetti, non so se ha conoscenza di questa storia della Candy, insomma, come
come la giudica e come sta invece il suo municipio, anche se poi è difficile fare il punto municipio per municipio, però a livello, insomma, a livello lavorativo. Intanto vi faccio i complimenti per la rubrica che mi pare al martedì sul vostro quotidiano tenete sulle varie offerte di lavoro che ci sono. Grazie. Sul territorio, perché non solo la seguo ma mi permetto anche di girarla poi a chi a vario titolo, i cittadini giovani e non più giovani, e chiedono alle istituzioni di veicolare le opportunità che ci sono. Giusto ieri l'ho girata a un paio di ragazzi con due figli che poverini non hanno lavoro e quindi hanno grosse difficoltà a mantenere la famiglia, quindi è un lavoro prezioso che fate, del quale vi ringrazio e che aiuta, diciamo, tutti quanti a mettere insieme domande. Grazie. E offerte. Detto questo, il tema della cannima, ce ne potremmo citarne purtroppo tante altre, sono il classico esempio di industria, di fabbrica all'italiana, in cui ci sono queste grosse, ma non necessariamente grosse, realtà imprenditoriali che non reggono più la concorrenza estera, e in mancanza di capitali, tasse troppo elevate, burocrazia asfissiante, problema occupazionale quindi che ne deriva, e che portano dei colossi o a cambiare proprietà o a trasferire completamente gli stabilimenti. Io non so cos'altro deve accadere nel nostro paese prima che qualcuno a livello ovviamente nazionale decida di reimpostare l'attrattività di capitali e quindi di imprese nel nostro paese. Ovviamente noi auspichiamo che la strada cambi rotta a 360 gradi per tutelare l'occupazione, per tutelare dei marchi storici, per tutelare quello che è il tessuto produttivo delle nostre città, delle nostre, dei nostri territori. Sul mio municipio non ho delle, come dire, realtà industriali particolari che soffrono questa crisi, ma c'è tutto il tessuto del commercio anche di dettaglio che soffre, ovviamente soffre nei confronti per esempio della concorrenza della grande distribuzione, soffre perché oggettivamente la contrazione dei consumi penalizza soprattutto i più piccoli, e per quello che noi possiamo cerchiamo con gli strumenti per esempio che ci mette in mano l'urbanistica, di laddove è possibile intervenire, di migliorare le condizioni urbanistiche e di vivibilità dei nostri quartieri, delle piazze. Stiamo ragionando per esempio su un paio di realtà nelle quali rendere più vivibile un contesto di piazza dal punto di vista urbanistico e di presenza dei cittadini, perché quanto più riusciamo a trattenere nelle nostre città, nei nostri quartieri, i residenti, i cittadini, magari farli venire da fuori, tanto più queste persone compreranno una pizza, un gelato, prenderanno un caffè e entreranno nei vari esercizi commerciali, ed eviteremo che prendano la macchina, come fanno molte famiglie milanesi che conosciamo noi per primi, prendano la macchina con la famiglia e vadano nel centro commerciale del paese accanto per passare il pomeriggio. Ecco, stiamo cercando di fare quello che possiamo, il possibile, a volte l'impossibile, per rendere i nostri borghi, i nostri quartieri, le nostre città pienamente attrattive sotto tutti i punti di vista, in modo tale che i cittadini ne apprezzino diciamo la quotidianità. Ecco, poi ne parleremo perché ci sono un po' di notizie anche in relazione al municipio 7, visto, insomma, ad esempio i cittadini sono trovati dall'oggi al domani un cantiere in forze armate, di cui insomma parleremo. C'è stato anche un incontro con l'assessore Maran sul tema Piazza d'Armi, che quindi sì, è un altro grosso tema che la riguarda da vicino. Ma prima andiamo al telefono 02 39 35 22 14. Pronto? Sì, ciao, sì, sono Alberto di Monza. Ciao Alberto, ben trovato. Ci hai trovato nella nuova fascia oraria. Sì, ma guarda, non dico che ho girato per caso, però sapevo di questa cosa. Infatti, ma poi settimana dopo settimana ve lo faremo anche capire su Milanao, in modo tale che potete ritrovarci. Comunque in questo orario. Comunque c'è stato un rinnovamento in positivo, Cristian. Di cosa? Anche a livello di conduzione ho visto dei cambiamenti in positivo. Del canale, dici? Di noi conduttori, vabbè comunque del canale, insomma, è arrivata Livia Ronca, sì, beh certo, assolutamente, insomma, si è rinnovata anche Milanao. Prego Alberto. Sì, per quanto riguarda la viabilità volevo fare una considerazione, no? Sì, pur vivendo in una piccola realtà di Monza che è un decimo di Milano, forse anche di voi parlavate appunto della Candy, sì, no. Ma è possibile che con questa fibra ottica
cioè Monza è completamente invasa dai cantieri. Oggi hanno deviato una strada qua vicino a casa mia, ho dovuto fare un giro di 3 km. Cioè, adesso Milano sarà la stessa cosa, adesso non lo so. Milano ha già dato in questo senso. Milano, esatto, adesso dà per la metro, poi darà proprio cosa. Sì. Ecco, questi cantieri così in numero, diciamo, eccessivo, veramente non fanno una, non fanno bene la città perché creano soltanto caos. Però visto che c'è il nostro Vezzetti, il nostro fortista famoso, no? Famoso, fortista famoso, lo dice lei. Famoso che è un volto noto di Milano 2. Io molto noto? Di Milano 2, sì. Lei gira Milano 2 Vezzetti. Non sto a Milano 2, mi piacerebbe, ma non ci sto a Milano 2, io sto a Baggio. Che non è proprio Milano 2, insomma, e lo dico perché ci sono cresciuto. Ecco, molto. Questo Milano V, molto noto di Milano V. Milano V che è Milanao. Ah, Milanao, Milano V, ho capito. Siamo Milano noi due. Che siamo sordi, sì, scusa. Io poi, sì. Su questi cantieri il numero eccessivo che veramente in tutte le città creano soltanto un disagio, lo sapete fare in generale. Grazie Alberto intanto, grazie mille. Beh, insomma, appunto, i cantieri... Ne sa qualcosa i cantieri. Esatto, infatti poi attacchiamoci appunto al discorso anche di questo nuovo cantiere in Forze Armate, però... Cantieri servono naturalmente. Ma infatti io non sono contrario ai cantieri, anzi più ce ne sono per me meglio è, perché vuol dire che si danno posti di lavoro, l'economia gira e poi normalmente i cantieri portano delle migliorie se sono intelligenti, se sono condivisi col territorio. Cosa che invece non è stato un caso specifico, non so se è il caso anche che citava il telespettatore nel suo comune, ma noi abbiamo nel nostro municipio questo problema notevole di viabilità in via Forze Armate, che per chi non la conosce è una via di scorrimento e di transito importante, non è la viettina di quartiere residenziale, ma ci entrano ed escono ogni giorno decine di migliaia di auto in entrata e uscita dalla città. Da tempo il precedente consiglio di zona e l'attuale municipio avevano chiesto di mettere in sicurezza un paio di attraversamenti pedonali che erano molto ampi, molto lunghi e quindi pericolosi. C'è un centro anziani, c'è una scuola lì vicino, e senza essere minimamente informati poi dell'intervento, del progetto che poi ne sarebbe conseguito, ci siamo resi conto che hanno aperto un cantiere eccessivamente invasivo che non toccava quei due punti lì, ma interessava una lunghezza della via molto molto più ampia, riducendo i calibri della carreggiata, mettendo gli sparti traffici in mezzo alla strada, che rendono di fatto complicatissimo e in alcuni parti addirittura impossibile il transito dei veicoli se c'è un mezzo dell'AMSA che raccoglie rifiuti piuttosto che un autobus dell'ATM che si ferma alla fermata. Quindi se da un lato è corretto, e l'abbiamo auspicato per primi, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali che sono più pericolosi a tutela delle utenze deboli, dei cittadini che vanno a piedi, dall'altro però questo non deve comportare la paralisi del traffico, perché altrimenti si risolve un problema per crearne un altro. Dal momento che la soluzione secondo noi c'è, esiste, abbiamo promosso e ci siamo visti l'altro ieri con l'assessore Granelli e con i suoi tecnici proprio per risolvere questo tema e apportare a questo cantiere, speriamo di riuscirci in corso d'opera, delle modifiche che salvino ciò che di positivo c'era, quindi la messa in sicurezza di questi attraversamenti pedonali, ma che garantiscono anche la fluidità del traffico. Aggiungo solo che con Granelli stiamo conducendo una battaglia davvero da 2 anni, da quando ci siamo insediati, di, ritengo, di buon senso. Cioè, gli abbiamo detto: caro assessore, quando hai un cantiere ovviamente di notevoli dimensioni, non ci interessa la buca nella strada, quando è un cantiere di notevoli dimensioni, prima di iniziare con il cantiere, con i lavori, il progetto faccelo vedere prima, noi che viviamo sul territorio, conosciamo i quartieri, conosciamo l'utenza, gli orari del traffico, insomma ci viviamo da 30 anni, in modo tale che se ci sono delle correzioni da fare lì si fanno a costo zero sulla carta, sul progetto, e quando apriamo la strada e il cantiere siamo sicuri che quell'opera lì rimarrà per qualche decennio. Per troppo tempo Milano, ed è anche oggi una brutta prassi che davvero spero che passi una volta per tutte, per troppo tempo siamo stati abituati a cantieri che a Milano aprono, li chiudi, dopo 6 mesi li riapri ancora perché o c'è da fare un'altra cosa sullo stesso punto, o perché hanno sbagliato i lavori, o perché alla fine non andava bene, o perché i cittadini si lamentano. Insomma, evitiamo di intervenire dopo a spendere i soldi 2 volte sulle stesse strade, anticipiamo la condivisione col territorio, con i municipi,
con i cittadini nella fase del progetto e non nella fase di esecuzione dei lavori, in modo tale che risparmiamo tempo, risparmiamo soldi e, come diceva il telespettatore, risparmiamo anche disagi, perché ogni cantiere ovviamente poi comporta dei notevoli disagi. Allora, io vi ricordo che siamo in diretta in questo momento, streaming anche sul sito di mitomorrow.it, quindi potete seguirci con la differita, naturalmente, che dà lo streaming, un po' come DAZN, ecco, per chi segue il calcio, insomma, sa di che però cosa. Questa differenza di DAZN funziona. Questo funziona, questo effettivamente funziona. Salutiamo naturalmente gli amici di DAZN. Pierre. Sì, a proposito di viabilità, un tema che ha interessato e continua a interessare il Municipio 7 e che va con la viabilità, ma va al pari con la sicurezza. Avete avuto diversi problemi per tanti mesi sulla via Percusago per quello che riguarda la ciclabile invasa dalle roulotte dei Rom. A che punto è la situazione? Quali sono state le migliorie che sono state adottate? Oppure se il problema siete pronti a che si ripresenti riciclicamente? No, il problema è stato risolto, seppur con un intervento che non può essere definitivo ma temporaneo, perché sono stati posizionati prima dell'estate, intorno a giugno, delle barriere in New Jersey in calcestruzzo lungo la ciclabile, che hanno quindi reso di fatto impossibile l'accesso di queste carovane di camper, di nomadi sulla ciclabile, quindi tutto il degrado e la sporcizia che queste comportavano. È un intervento, dicevo, provvisorio, perché l'intervento ovviamente definitivo è previsto essere quello di della progettazione di una staccionata, ovviamente anche esteticamente più bella rispetto a delle barriere New Jersey, ma almeno quell'area l'abbiamo diciamo messa in sicurezza. È vero che i nomadi che stavano lì non è che sono scomparsi con la bacchetta magica, ma si sono spostati in un'altra realtà. Noi abbiamo ora un grosso problema al quartiere degli Olmi, a un capolinea di un autobus della 63, a Baggio, in via Bagarotti, e davanti all'ospedale San Carlo, con un'invasione davvero quasi quotidiana di questi nomadi. Abbiamo fatto sabato scorso, come partiti di centrodestra, una manifestazione unitaria di piazza insieme ai cittadini, proprio per rappresentare all'amministrazione comunale un problema che è diventato insostenibile di presenza di questi caravan, che non è che semplicemente sostano lì, che potrebbe essere anche un non problema, ma ogni volta che sostano lì conciano i quartieri, le aree verdi, i parchetti in condizioni davvero da terzo mondo inaccettabili. Che cosa abbiamo chiesto al comune, che ancora non ha, dopo 2 anni, colpevolmente attivato? L'applicazione anche a Milano del famoso DASPO urbano, che è questo strumento legislativo che ha provvisto, tra l'altro, non il governo Salvini o Berlusconi, ma il governo Gentiloni con Minniti, ministro dell'interno, che è un'estensione di quello che è noto come il DASPO per gli stadi, sì. Il DASPO per gli eventi sportivi, quindi il divieto a Tizio, Caio e Sempronio di stazionare in un certo posto per ragioni di ordine pubblico o di degrado e violazioni di illeciti amministrativi, in modo tale che si possa, in caso di reiterata violazione, attivare e applicare delle norme penali. Ecco, ad oggi, dopo 3 anni di vigenza di questo strumento, il sindaco Sala non ha ancora deciso di applicarlo a Milano. Noi invece riteniamo che nei confronti dei nomadi, più che le barriere, che sono ovviamente un tampone o uno spostamento del problema, la risoluzione di questa piaga che abbiamo nei nostri quartieri, non solo nel Municipio 7 ma in tutta la città, sia rappresentata dall'utilizzo del DASPO. Se poi, perché Sala dice che è uno strumento, ritiene che sia uno strumento inefficace, se poi ritiene che sia inefficace, primo lo vado a dire al suo ex ministro, perché se la sono fatta da soli quella norma, e secondo, prima di dire che uno strumento non è efficace, io ritengo che si debba applicarlo. Quindi lo applichi, lo provi, lo sperimenti, vedi che risultati dà. Se effettivamente i risultati non sono sperati, ragionerai col governo per trovare un nuovo strumento, ma almeno applicalo, provalo, e noi riteniamo che sia uno strumento invece assolutamente efficace. Insomma, resta il fatto che il suo municipio ha, insomma, è un periodo forse un po' particolare, tant'è che è anche segnalato dal nostro Iuri Benaglio che oggi, devo dire, al 7 da un 4,5. Sì, devo dire però che quello di oggi io lo divido volentieri col Municipio 6, perché riguarda delle aree che sono a cavallo tra il Municipio 7 e il Municipio 6, quindi
È un 4,5 che mi carico io, ma sarebbe da dividere con il mio collega Minetti. Possiamo fare un 4,5 diviso e facciamo 2 1/4 a testa. Potrebbe essere, insomma, ecco, forse meglio 4,5. Io ne approfitto per anticipare, insomma, la classifica. È chiaro che siamo solo al quarto appuntamento, quindi siamo proprio all'inizio, insomma, il primo e l'ultimo posto. Tra l'altro è cominciata, devo dire, nella maniera più equilibrata rispetto ai precedenti 2 anni, perché pensate, al primo posto c'è il Municipio 4, che si confermerebbe in questo momento, visto che ha vinto la scorsa edizione a 27 punti, all'ultimo il Municipio 6 a 24 e il Municipio 7 a 24,5 punti. Ma andiamo a vedere, grazie al nostro sito mitomorro.it, quelle che sono quindi le notizie dai municipi, partendo proprio dal Municipio 7 e provando a capire questo 4,5, che, se non sbaglio, è il voto più basso di giornata, così almeno Bessetti naturalmente ce lo può spiegare. Alcuni residenti tra Piazza Bande Nere, Viale Caterina da Forlì, via Anguissola e Piazzale Siena segnalano la presenza sempre più invadente di alcuni ubriachi che bivaccano dei giardini pubblici con risse e sporcizie annesse, premesso che chiaramente non è che è il municipio che li manda lì, però è un fattore incontrollabile da questo punto di vista. Il problema, dice Benaglio, i mini market aperti però, e questo quindi può dipendere anche dal municipio, fino alle 2 di notte, che non rispettano la situazione, il divieto di vendere alcolici dopo la mezzanotte. Nel fine settimana la situazione peggiora, i cittadini chiedono ora un presidio costante delle forze dell'ordine e multe agli esercizi non in regola. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto non dipende dal Municipio 7 neanche il tema dell'apertura, certo, perché è una questione che riguarda il settore commercio del Comune di Milano e la questura che può disporre eventualmente le chiusure. Quello che abbiamo già fatto è stato quello di trasmettere alla Polizia Annonaria, per tutte le verifiche del caso, la segnalazione che è arrivata dai cittadini, che ovviamente è arrivata ampiamente anche a noi, perché controllino il rispetto degli orari, delle norme sulla somministrazione, che quindi in qualche maniera si verifichi che sia tutto in ordine. Devo dire però che è un tema, e mi tiro un po' la zappa sui piedi da solo, ma la realtà è un tema ben più esteso rispetto a Bande Nere, perché dove ci sono, e sono purtroppo sempre di più negli ultimi anni, l'apertura di questi mini market H24, ovviamente alle 3 di notte in un negozio che vende alcolici non ci andiamo né io, né te, né i telespettatori che guardano adesso la televisione, salvo che abbiamo proprio una sete improvvisa durante la notte. Evidentemente sono persone o sbandati che vanno a prendere magari alcolici e poi li consumano nel giardinetto davanti, con tutto quello che ne consegue e ne comporta. Le licenze non le abbiamo rilasciate noi, non sono neanche così favorevoli a questo tipo di somministrazione per i problemi che comporta. Che cosa abbiamo già fatto in altre realtà in cui avevamo dei fenomeni simili? Li cito anche perché sono facilmente documentabili. Noi avevamo per 20 anni, gli ultimi 20 anni, al parco di Trenno, tutti i weekend estivi, dei party alcolici di sudamericani, soprattutto di comunità di sudamericani, che facevano un baccano allucinante anche con impianti di amplificazione alti così, che tenevano sveglio l'intero quartiere, e sembrava che nessuno riuscisse a intervenire. Da ormai 2 anni, sono 3 estati da quando siamo arrivati, abbiamo previsto appunto un presidio fisso di polizia locale che ha stroncato questo fenomeno. Quindi oggi al parco di Trenno non vola più di notte una mosca, e quindi abbiamo ricondotto un'area verde all'interno di, come dire, parametri di vivibilità normali. Avevamo un problema uguale a Baggio, in via Noale, anche lì da quest'anno abbiamo introdotto questa sperimentazione di presidio dinamico di questa pattuglia notturna di polizia locale, e anche lì il problema si è completamente risolto. Giusto ieri o l'altro ieri uno dei cittadini che più si lamentavano di questo problema mi ha scritto giusto su Facebook e nella pagina pubblica i suoi ringraziamenti, perché quest'estate per la prima volta dopo anni ha ripreso a dormire. Questo ovviamente mi ha fatto molto piacere. La stessa cosa abbiamo fatto per esempio al Parco delle Cave per un fenomeno che era analogo. Fosse per me, io metterei una pattuglia di polizia locale in ognuna delle aree verdi che presentano questo problema. Dopodiché però il personale di polizia locale, quello è, non dipende dal Municipio 7 tutto il meccanismo, il tema delle assunzioni. Siamo, come città di Milano, in pesante carenza di organico e di ore di straordinari, perché il notturno è orario da straordinario, e quindi in termini anche di bilancio il Comune di Milano non è attrezzato per, ad oggi, per far fronte a tutte queste situazioni che sono vere, sono oggettive e sono problematiche.
dal momento in cui il Comune di Milano ci consentirà di andare oltre, noi lo faremo più che volentieri. Potrebbe darvi una mano? Cioè è qualcosa che voi riuscireste a sostenere? Assolutamente sì, perché l'abbiamo dimostrato con queste pattuglie che abbiamo introdotto, con questi servizi nuovi in queste località che vi ho detto. Fino a 3 anni fa era il Bronx, c'era una condizione davvero disastrosa della situazione di quei quartieri negli orari notturni. Da quando abbiamo introdotto questi servizi, il quartiere è cambiato da così a così e i cittadini l'hanno ovviamente percepito, perché possono rientrare a casa in tranquillità, possono dormire alla notte in maniera adeguata, e quindi i risultati sono arrivati. Certo è, va riorganizzata completamente la polizia locale, vanno fatte delle assunzioni, perché oggi a Milano, ripeto, siamo in una carenza di organico terribile. Lo scorso weekend in tutta la città di Milano le pattuglie di polizia locale che erano in servizio erano 5. Tutta la città di Milano vuol dire anche incidenti, rilevazioni di incidenti. Cioè se già 2 incidenti avevano completamente, diciamo, impegnato tutta la forza di polizia locale presente sulla città di Milano. Provate voi a immaginare come posso in queste condizioni chiedere al comune, anzi chiedere, ovviamente lo faccio, ma ottenere oggi immediatamente dal comune di prendere una pattuglia e di portarla nel parco di Piazza Bande Nere. Cioè, la situazione ovviamente è drammatica. Insomma, è abbastanza evidente. Noi aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 02 39 35 22 14. Anticipiamo un pochino la pubblicità, dopo torneremo a parlare, anche a fare il punto degli altri municipi, ma affronteremo anche il discorso che viene trattato nella copertina di oggi, che possiamo svelarvi. C'eravamo tanto amati, Milano e Torino, nemica amiche in un turbine di eventi e politica dove il binomio funziona, dove invece no, ma siamo meglio noi, ecco perché. Insomma, un po' di campanilismo, poi vi spiegheremo com'è venuto fuori. Pubblicità tra poco. Nuovamente in diretta Mi Tomorrow Live con voi fino alle 16, quindi ancora per un quarto d'ora. 02 39 35 22 14. Vi abbiamo anticipato il tema con cui siamo in distribuzione questo pomeriggio, vi ricordo, a partire dalle 15 nelle stazioni di, caro Pier? Nelle stazioni di Cadorna, di Porta Genova, di Lambrate, di Centrale e di Garibaldi. Esatto, quindi una distribuzione massiccia che peraltro troverete anche sempre più nei locali, non solo limitrofi alle zone soprattutto metropolitane dove siamo distribuiti, ma anche un po' più ad ampio giro. Insomma, è probabile che d'ora in poi entrerete in un locale e troverete la vostra copia di Me Tomorrow. C'era una volta l'asse Milano-Torino, perché? Perché naturalmente uno dei temi caldi di queste settimane, il fulcro principale, è quello che è successo nella candidatura ai giochi per il 2026 con Milano e Cortina, quindi che saranno sparring partner. Ora vediamo quello che succederà poi effettivamente nella scelta di chi ospiterà i giochi invernali del 2026, ma siamo un po' andati indietro e abbiamo cercato di analizzare quest'oggi con Giovanni Seo e con la nostra Margherita Avis dove e come Milano e Torino hanno cercato, insomma, di creare una sorta di partnership urbana che a volte è andata a buon fine, altre volte non è andata a buon fine. Volevo farvi vedere intanto come Michelangelo Manente, il nostro vignettista, ha rielaborato la sua idea di, insomma, rapporto tra Milano e Torino. Vediamo ora se riesco a mostrarvela, perché insomma diciamo che ha cercato di riproporre, eccola qui, il buon Sala con la sindaca Appendino. Ecco, la vedete proprio qui, la trovate a pagina 3 di Me Tomorrow. Milano-Torino, scontro totale. Sala che dice: cara Appendino, e nel frattempo la sta appendendo, ecco, in maniera metaforica ma non solo, perché effettivamente Torino è rimasta col cerino in mano. Vestetti, visto che politicamente ovviamente non è, è dalla sponda completamente opposta da Sala, come reputa l'atteggiamento di Milano nei confronti di questo tema in particolare e nel rapporto ovviamente con Torino, che è chiaro che va un po' trovando nuovi attriti? Ma la responsabilità di Torino è ascrivibile esclusivamente alla classe dirigente di Torino, perché ricordo che mentre il Consiglio Comunale di Milano si è espresso in maniera unanime nei confronti di questo tema, a Torino invece ci sono state delle speccature proprio all'interno, peraltro, del Consiglio Comunale, quindi l'espressione della città. Devo essere sincero, a me le candidature di questo tipo non fanno impazzire in generale, di questo tipo intendo dire
di più città congiunte, perché si va sempre più verso quella, sì, da ogni punto di vista, in ogni manifestazione. Io faccio fatica, diciamo, a comprenderle, a percepirne l'utilità e la positività di spostamenti. Tra l'altro non stiamo parlando di, che ne so, Milano e Pavia, cioè Milano e Cortina sono due mondi completamente diversi, molto distanti, che non sono neanche collegati. Da Milano a Aosta, per dirne una, in un'ora e mezza di autostrada si è lì, Milano a Cortina ci devi mettere tre ore abbondanti per arrivarci. Adesso, ma possono essere complementari, secondo te? Possono essere complementari, può darsi, nella misura in cui poi devono ancora spiegarmi come faccio a Milano a concorrere alle Olimpiadi invernali. Io questo sinceramente ancora non lo comprendo, non lo capisco. Io tutto ciò che arriva a Milano mi rende felice da milanese, ancora prima che da amministratore, perché sono delle opportunità di sviluppo, di attrattività, di crescita del commercio, dell'economia, del turismo, quindi va benissimo. Però Milano sta in pianura padana, vorrei ricordarlo, è come se candidassimo Cortina appunto ai giochi del Mediterraneo, cioè mi sfugge un po' quale sia il nesso di Milano con questa competizione. Poi, se riusciamo, e spero che questo avvenga, a approfittare di questa occasione per colmare, per esempio, quel grave gap impiantistico che la città, sì, di Milano ha nei confronti delle altre capitali europee per quanto riguarda gli impianti sportivi, ne sono felicissimo, anche perché tra l'altro è una delle proposte che noi abbiamo messo sul tavolo per Piazza d'Armi, non so se ne parleremo magari nel corso della trasmissione, quest'area enorme, molto vasta. Quindi abbiamo un problema di impianti sportivi, c'è questa occasione, vedremo innanzitutto se ci verrà riconosciuta, vedremo come verrà gestita, con quali caratteristiche, in quali termini. Spero che non diventi, perché qualcuno aveva anche ventilato questa ipotesi, che tutte le competizioni sportive saranno a Cortina e Milano è come se fosse il dormitorio di chi poi dovrà andare a Cortina. Sarebbe proprio, ecco, il massimo, ecco, il cioè, massimo, per carità, della vita. Sarà stupendo per gli albergatori, per l'indotto che se ne deriva, ristoranti eccetera, ma un'occasione del genere io vorrei che venisse valorizzata al meglio. Diciamo, allora, chiudendo, scusami Pier, chiudendo solo il discorso Fanta Municipio e poi torniamo su questo tema, volevo segnalare, così poi riprendiamo anche il tema di Piazza d'Armi, Municipio 1, sognare un'altra vetra, prende il voto più alto, credo, della giornata, con un 7,5, una nuova piazza aperta, tutta attrezzata con panche, piante e tavoli da ping pong, quella che si affaccia sul parco di Piazza Vetra, appunto si sta delineando la zona che sarà in questo spicchio di città interessata al momento da lavori di riqualificazione dell'ex esattoria civica. Tra Colonnati sorgerà un distretto del cibo con un ristorante e tre fast food. Entro la primavera sarà inaugurata la prima metà dell'edificio dopo un anno al nastro finale. Presentazione pubblica prevista il 18 ottobre. Mi faceva piacere anche parlarne, perché spesso abbiamo parlato del Municipio 1 paradossalmente in termini negativi. Abbiamo avuto, ti ricorderai Piero, l'anno scorso qui ospite Elena Grandi, dove sì, insomma l'avevamo accolta con un 4 per la sua gioia, peraltro è stata una puntata, devo dire, molto intensa, e invece il Municipio 1 appunto fa sognare in questo senso un'altra vetra. Torniamo al tema che stavamo trattando, Pier. No, io avevo una provocazione ovviamente per Bestetti, che ha sottolineato come è evidente che le Olimpiadi potrebbero dare nuovo lustro alla città, creare indotto e magari essere l'occasione per mettere a posto un'impiantistica sportiva. Però mi viene da provocare, dico, se dovesse andare in porto questa cosa, immaginiamoci un attimo, il prossimo anno Sala va al giro di boa di metà mandato, ospita a Milano la sessione internazionale del CIO che decide sulle Olimpiadi invernali 2026, esce fuori che Milano è candidata con Cortina perché è designata, diciamo che a livello di immagine Sala fa un bel botto. Ma noi siamo sempre stati, dal governo nazionale al governo locale, un partito che fa gli interessi delle comunità che rappresenta. Noi non facciamo le scelte sul futuro della nostra città sulla base di chi ne potrà beneficiare, se Sala o Pinco Pallino. Noi riteniamo che Milano abbia tutte le carte in regola per poter balzare, diciamo, in onore delle cronache, per ospitare anche delle competizioni come le Olimpiadi invernali, poi vedremo come e con quale modalità. Spero al contrario invece che non sia Sala a giocare questa partita esclusivamente per la sua gloria personale, perché tra candidatura alle Olimpiadi invernali e
ipotetica riapertura dei Navigli, ho la netta sensazione che sia proprio Sala un po' preoccupato dal fatto che dopo 2 anni e mezzo di mandato non sta lasciando la città praticamente nulla in termini di prospettiva di lungo termine, e quindi si stia giocando queste carte per rilanciare un po' la sua immagine personale. Noi siamo poco interessati a questo meccanismo, tanto è vero che, ripeto, in Consiglio Comunale Forza Italia ha votato a favore di questa ipotesi in maniera compatta e bipartisan. Mi auguro che non sia invece, al contrario, un giochino del sindaco Sala per cercare di buttare un po' di fumo negli occhi ai milanesi e poi non concretizzarlo nulla. Lo dico perché un sindaco ha l'ambizione, posso dire anche legittima, di lasciare un'impronta di sé nella propria città. Non mi risulta che ad oggi il sindaco Sala si sia particolarmente contraddistinto per qualcosa di nuovo e di suo che porterà in dote alla nostra città. Quindi vedremo se saranno le Olimpiadi o sarà qualcosa. Ecco, certo però che le Olimpiadi suddivise con Cortina, ecco, non mi fanno molto impazzire, quindi vedremo anche lì, in questo rapporto con Cortina, chi ne uscirà vincente e chi no, perché c'è anche ovviamente il presidente del Veneto Zaia che si sta giocando la sua legittima partita, e quindi bisogna vedere chi dei due la spunterà col governo. Pensando a chi governa oggi, insomma, non mi risulta difficile credere che sarà il Veneto. Ecco, veniamo al tema invece di Piazza d'Armi, quindi quello che sta succedendo, come è andato l'incontro con Maran, quali sono le novità? Allora, Piazza d'Armi, la grande partita urbanistica che Milano vive in questi mesi, in questi anni, si chiama Scali Ferroviari. Il Municipio 7 non ha scali ferroviari, ma ha Piazza d'Armi. Ho sempre definito Piazza d'Armi come lo scalo ferroviario del Municipio 7, perché è un'area enorme, sono 40 ettari, 400.000 metri quadri, che in termini di potenziale opportunità è, ritengo, il nostro scalo ferroviario. C'era stato, è un'area del ex area demaniale del Ministero della Difesa, c'erano le esercitazioni militari. Quando la difesa ha interrotto, diciamo, questa attività, è passata nelle mani di Invimit, che è questa società che ha lo scopo, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi statale, che ha il compito di valorizzare il patrimonio pubblico immobiliare abbandonato per ricavare dei soldi e diminuire il debito pubblico, quindi è un fine assolutamente nobile. In questo contesto ovviamente noi abbiamo tutto l'interesse, insieme ai nostri cittadini, di portare a casa il miglior progetto possibile per il nostro territorio e per la città. C'era stato per un inizio un interessamento anche qualificato dell'Inter, che aveva proposto di portare su Piazza d'Armi, trasferire in Piazza d'Armi la Pinetina e Interello, quindi tutti i suoi campi di allenamento a 2 passi dallo stadio di San Siro. Poi questa ipotesi è sfumata per scelte societarie, tra l'altro abbastanza intempestive, perché sono avvenute dopo che Invimit aveva già fatto uscire il bando pubblico al quale tutti ci aspettavamo partecipasse l'Inter. L'Inter poi non ha partecipato, e quindi si è riaperta la partita di Piazza d'Armi con la scelta di che cosa farci sopra. Quello che sta emergendo, diciamo, in queste ore, abbiamo avuto appunto un recente incontro con l'assessore Maran e con la proprietà, con Invimit, quello che stiamo cercando di concretizzare è di concentrare eventuali edificazioni, quindi di residenziale o di terziario, esclusivamente sulle aree già oggi costruite, che sono quelle degli ex magazzini militari, quindi sul sedime degli ex magazzini edificare lì, mantenendo a verde tutto il resto dell'area, che è enorme. Stiamo parlando di qualcosa che rimane fuori di oltre 30 ettari, quindi un parco davvero gigante, mantenerla a verde per renderla un parco fruibile dai cittadini. In questo contesto, come municipio, abbiamo fatto 2 proposte, cioè quella di garantire una vita di questo parco, una fruizione di questo parco e quindi un presidio di questo parco da parte dei cittadini, come calandogli all'interno 1 o 2 funzioni di tipo sportivo, con impianti di sport che vengono erroneamente definiti come minori, ma che minori in termini di dignità non sono sicuramente, che possano contribuire a colmare appunto quel gap infrastrutturale sportivo di cui parlavamo prima, che Milano sconta. Accanto a questi, anzi intorno a questi impianti sportivi, di cui stiamo già parlando anche con il CONI Lombardia, noi vorremmo che si sviluppasse appunto questo grande parco urbano, dove sorgesse questo bosco della vita, l'abbiamo chiamato così, che è un bosco composto da alberi che aumentano di anno in anno di numero, perché vorremmo che ogni anno si piantassero un numero di alberi pari ai bambini nati nel Municipio 7 ogni anno, che quindi
fosse adottato. Un dato in crescita, in che lei sappia, variabile. No, abbiamo qualcosa come 250-300 nuovi nati all'anno sul municipio 7, quindi è un parco che potrebbe crescere davvero, davvero bene. È una suggestione che abbiamo rappresentato a quel tavolo con l'assessore e con la proprietà, stiamo lavorando per concretizzarla, per portarla, per poterla regalare il prima possibile ai cittadini. Bene, allora è importante intanto fare un punto su Piazza d'Armi, che è stata spesso al centro delle cronache anche appunto sportive, come diceva, perché spesso si è paventata anche la possibilità di averci uno stadio, o dell'Inter o del Milan, insomma se ne è parlato a più riprese. Mi faceva piacere chiudere con l'apertura di pagina 2 della Cambio Milano di quest'oggi su Me Tomorrow. Più mezzi in Barone a Quarto Cagnino, con i percorsi della linea 71 e della nuova 59 per migliorare gli spostamenti, cambiano appunto i percorsi della 71, credo anche della 78 se non vado errato, vengono potenziati i servizi di superficie oltre ai bus di quartiere. In 20 secondi, Pier. Sì, è un nuovo investimento che è stato fatto, che da una parte ottimizza quelli che erano i vecchi percorsi, dall'altro introduce delle nuove corse, soprattutto in alcuni orari serali nei quartieri, appunto parlo della Barona, mentre in Quarto Cagnino c'è stata proprio una rivoluzione con l'introduzione di nuove linee, come abbiamo appunto citato. In veramente 10 secondi, dopo il caldo estivo, che qualcuno ha preso una cuffiata un po' troppo, il Cavallo di Leonardo resta all'ippodromo. No, resta all'ippodromo, perché abbiamo davvero parlato con tutti, ci incateneremo sotto i suoi zoccoli se fosse necessario. Bene, e allora mi sembra molto chiaro. Grazie mille, presidente del Municipio 7, Marco Bestetti. Grazie a voi, complimenti per il lavoro. Grazie mille, grazie al direttore editoriale di Me Tomorrow, Piero Maurizio Di Rienzo. Grazie a Cristian Pradelli. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo, vi ricordo sempre il nuovo orario, quindi dalle 15.15 alle 16, è sempre attivo il nostro numero WhatsApp al 331 95 25 828, a cui risponde sempre la redazione. Buon pomeriggio su Milanau, ciao.